Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Andrea. Io sono Anita. E come sempre, questo è Curiosando Lanzarote. Bene ragazzi, come vi avevo già annunciato ieri sera, in questo video ci saranno tutti i contenuti inediti di tutta la settimana qui a Lanzarote. In descrizione vi lasciamo il link di ogni video che è andato in onda da lunedì fino a ieri. Bene ragazzi, vi ricordiamo, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di cliccare sul pulsante iscriviti e attivate la campanella, così da non perdervi nessuno dei nostri video. E visto che il nostro pubblico di tedeschi è aumentato notevolmente, da oggi i nostri video, oltre ad essere sottotitolati in inglese, in spagnolo e in italiano, da oggi verranno anche sottotitolati tutti quanti in lingua tedesca. Bene ragazzi, noi siamo pronti per partire con il video e mi raccomando, non perdetevi un solo minuto perché tra un video e l'altro troverete delle nostre piccole considerazioni. Ed in più, alla fine del video, vi mostrerò il regalo che mi sono fatto per il mio compleanno. Il video del regalo lo farò appena possibile, perché lavorando tutti i giorni, compresi a volte sabato e domeniche, non ho veramente il tempo di poter farvi una bella ripresa con il sole, ma non vi svelo altro. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Quindi adesso siamo pronti e possiamo finalmente lanciare la nostra Sigla! Bene ragazzi, partiamo subito con lunedì, dove sono andato a Playa Blanca e vi ho fatto vedere nel video della settimana l'avenida marittima, ma visto che in più persone mi hanno chiesto esplicitamente di fare una ripresa al faro Pecighera, siamo andati ed ecco qui il video inedito. E dopo il tour al faro Pecighera ci siamo andati a godere il bellissimo tramonto nella favolosa Playa Flamingo. Grazie.
vederci di nuovo insieme, ragazzi, dopo il lunedì di Andrea a Playa Blanca. Martedì è toccato a me per Costa Teghise e, nello specifico, Pueblo Marinero e Playa de las Cucharas. Andiamo! Mercoledì, che come avrete potuto vedere in compagnia della mia amica Roberta, ci siamo dedicate un pomeriggio di shopping e una bella passeggiata nell'avenida di Puerto del Carmen.
arrivati a giovedì, Matagorda con tutta la passeggiata in Playa de los Pocillos e in più il bellissimo e nuovissimo, perché ha aperto solamente da un anno, il nuovo hotel 5 stelle Lava Beach. Vai regia! Dopo giovedì arriviamo a venerdì, dove di nuovo vi ho lasciato in compagnia di questa bella signorina, mentre che il sottoscritto era a lavorare a guadagnare i dindini. Lei dove è andata un'altra volta a fare shopping? Dove? Questa volta siamo andate a Puerto Calero. Non perdetevi questo piccolo frammento di video, ma molto carino. Aver speso i soldi lavorati, arriviamo a sabato e come tutte le settimane il nostro appuntamento fisso con Puerto del Carmen by night. Siamo verso la fine dell'avenida, ma è comunque spettacolare ugualmente.
Ebbene, eccoci arrivati quasi alla fine del video, perché mancano ancora due cosette. Il pezzo forte soprattutto. Una è il pezzo forte, ma prima del pezzo forte un paio di considerazioni generali sull'andamento di questa settimana qui a Lanzarote. Bene, considerazioni finali. Questa settimana di certo non è andata come la scorsa, ma comunque grazie ai turisti, che pochi ma continuano sempre a venire ogni settimana, e anche un grazie davvero a tutti quanti i residenti che con il loro sostegno continuano ad aiutare tutte le attività dell'isola. Lanzarote riesce ogni settimana sempre comunque a sopravvivere. Speriamo che avvicinandosi le feste di Natale ci arrivi una piccola sorpresa da tutti gli stati dell'Unione Europea, cioè un'apertura totale. Anche perché, come vi diciamo sempre, noi siamo qui, vi aspettiamo e speriamo di riuscire a vedervi presto. Ma soprattutto non siamo noi che vi aspettiamo, ma è questa meravigliosa isola tutta da scoprire che vi sta aspettando già da mesi. Bene ragazzi, sperando che questa premiere sia piaciuta esattamente come quella della settimana scorsa, vogliamo fare un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che continuano a sostenerci e speriamo che siate sempre di più. Ma adesso vi devo lasciare alla sorpresona finale. Questo regalo che mi sono fatto ha la mia stessa età, anzi è 3 mesi più grande di me. È bellissima, tutta tenuta bene, è stata riverniciata, quindi già vi sto dando un indizio di cosa può essere. Io adesso la sto, diciamo, sistemando in piccoli dettagli, perché purtroppo i suoi 29 anni ce li ha e i suoi problemini sono usciti, ma guardate che spettacolo di macchina, anzi di 4x4 che mi sono comprato. Bene, dopo questo bel regalo che mi sono fatto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre a domani per il video di Playa Blanca, sempre alle ore 20. Un'ultima cosa, volevamo chiedervi se questo video riassuntivo della domenica vi è piaciuto. Se sì, scriveteci sotto nei commenti. Ciao a tutti ragazzi, noi ci vediamo domani sera con il video. A presto, grazie ancora a tutti. Ciao, buona serata.